Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio provare insieme a voi dei prodotti che mi ha mandato un'azienda che si chiama We Makeup. Sicuramente la conoscete, l'ho vista tantissimo girare su Facebook. C'è una ragazza che si chiama Camilla, non mi ricordo come, è famosissima, la conoscete sicuramente. È una ragazza bellissima, mi piace tantissimo il suo viso. E appunto ho fatto la pubblicità di questi rossetti facendo vedere che per ogni colore mangiava qualcosa e i rossetti non andavano via. Sono veramente curiosa di provarli, però prima di tutto voglio dirvi due cose. Una, se sentite rumori strani, oggi c'è la tromba d'aria, quindi non so, sarà un albero che magari cade sulla mia macchina qui fuori. Quindi se sentite rumori strani, ignorateli. Due, vi voglio ringraziare tantissimo perché questi prodotti mi sono stati mandati dall'azienda per un motivo. Hanno fatto una specie di sondaggio su Instagram chiedendo quali sono gli influencer che ancora non conosciamo con cui vorreste che collaborassimo. In tanti gli avete fatto il mio nome, quindi l'azienda mi ha collaborato, mi ha contattato direttamente e mi ha chiesto se volessi provare alcuni dei loro prodotti. Quindi vi voglio ringraziare tantissimo per aver fatto il mio nome e voglio ringraziare anche l'azienda per avermi mandato questi prodotti. I prodotti in questione sono una palette occhi, che è questa qui, adesso ve le faccio vedere in dettaglio, e poi tre rossetti della linea Ever, che sono appunto i rossetti che hanno reso un po' famoso questo marchio. Mi hanno chiesto di scegliere tre colori di rossetti e ho detto wow, sono tantissimi, magari solitamente dicono prendi un colore di rossetto, una palette, solo che loro vendono tipo, non vorrei dire una stupidaggine, 50 colori di rossetti, qualcosa del genere, ed è stato davvero difficile scegliere perché i colori sono bellissimi. Sono curiosissima, non vedo l'ora di testarli. La palette che ho scelto, vi dico anche il prezzo, è la Cherry Pie. Costa attualmente 29 euro, è scontata, altrimenti il prezzo pieno è 34. È questa qui, il packaging è fatto in cartone. All'interno c'è uno specchio e poi ci sono 9 ombretti. Come funziona? Praticamente vi arriva la palette vuota e le cialdine separate, in modo che voi potete metterle dove volete. Quindi non vi arriva la palette già composta, ma è carino anche mettere il colore dove appunto ci sembra più opportuno. Sono acquistabili anche le palette vuote e potete prendere gli ombretti singoli, c'è anche una palette più grande che contiene invece non so quanti colori, ma molti di più di questa qui. Questa è quella che ho scelto io e contiene praticamente sia dei rosati sia degli arancioni. Voglio fare anche gli swatches, quindi datemi un secondo che li swatcho sul braccio e ve li faccio vedere. Ragazzi, questi ombretti si stanno swatchando davvero benissimo. Ora vi faccio vedere tutti i colori insieme, però volevo appunto dirlo perché cioè, non vedo l'ora di applicarli sugli occhi, sono super pigmentati e mi sembra che allo stesso modo si trascinino bene, quindi potrebbero sfumarsi davvero davvero bene. Vi faccio vedere magari il marrone, nel frattempo che lo faccio, guardate. Questi sono tutti i 9 ombretti swatchati sul mio braccio. Non vi lascio scritti tutti i numeri di ogni ombretto, vi lascio direttamente il link della palette così potete andarli a vedere direttamente voi. Questi colori mi piacciono tantissimo. Sono davvero contenta di aver scelto questa palette. Per quanto riguarda i rossetti liquidi, siccome è quasi ora di pranzo, quello che voglio fare io, voglio realizzare il trucco degli occhi. Poi voglio provare insieme a voi tutti e tre i colori che ho scelto. Poi lasciarne su uno così andare a mangiare e fare il test dopo pranzo, quindi rimuovendo il rossetto che ho applicato e portando per tante ore di seguito un colore come se fosse appena applicato. Non so se mi sono spiegata, comunque poi vedrete man mano nel video che cosa faccio. Questi qui già li avevo swatchati su Instagram, mi sembrano anche questi super pigmentati. Sono rispettivamente lo 06, che è questo qui, il rosso è il 33 e il viola è il 29. Questi rossetti sono appunto gli Ever Liquid Lipstick. Sul sito costano 15 euro, però occhio perché molto spesso fanno delle promozioni, cioè se ne prendete 3 li pagate 36, quindi il terzo lo pagate soltanto 6 euro. Quindi se vi interessano diversi colori, sicuramente conviene di più acquistarne 3 insieme piuttosto che uno o due singolarmente. Sono indecisa su che tipo di look realizzare perché vorrei tanto usare questo senape qui, però mi intrigano tantissimo anche il rosa e il violetto, quindi penso che andrò tipo su questa scala colori. Inizio prendendo questo rosa antico opaco bellissimo
e lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione. Allora, vedo che leggermente la cialdina si sbriciola, nulla di eccessivo, però sapete che, come sempre, vi dico tutti i pro e i contro dei prodotti che testo, in modo che possiate essere direttamente voi a scegliere se un prodotto può essere adatto a voi oppure no. Allora, mi sembra che questo colore si applichi benissimo e si sfumi altrettanto bene. Mi piace anche la pigmentazione, mi piace che il colore sia fedele a quello che è nella cialdina. Cambio pennellino e prendo il fucsia, diciamo di media intensità, sempre opaco. Lo metto sempre nella piega dell'occhio per andare ad intensificare appunto la sfumatura. Wow, super, ragazzi, guardate, super pigmentato. Mi piace tantissimo questa cosa perché è sempre difficile trovare questi colori tipo fucsia, rosso, super mega pigmentati. Quando magari li prelevate, cioè fate lo swatch con il dito e sembrano super scriventi, poi le prendete con il pennello, invece non lo sono poi così tanto. Questo invece si applica davvero bene. Prendo nuovamente un pizzico del rosa di prima con il pennello con cui ho applicato il fucsia e passo soltanto sui bordi in modo da creare una sfumatura graduale. Ora prendo un altro pennello e vado con il viola scuro, intensifico ancora di più la piega dell'occhio, cerco di restare più che altro qui nella parte esterna. Sto prelevando davvero pochissimo ombretto alla volta perché vi ripeto, ragazzi, sono davvero super scriventi questi ombretti e di fallout ne ho praticamente zero, forse qualche granellino come è normale che sia, però davvero pochissimo fallout. Ok, ora passiamo al colore luminoso prugna rossiccio. Sapete che solitamente i colori brillanti li applico direttamente con il dito sulla palpebra mobile, però voglio fare il test e vedere come si applica con il pennello, così se voi solitamente applicate gli ombretti con il pennello, vedete che cosa succede. Vediamo. Wow, ragazzi, si applica benissimo anche con il pennello. Sicuramente con il dito risulterà più intenso e anche più veloce l'applicazione, però anche con il pennello si applica benissimo. Per creare questo trucco sto praticamente prendendo ispirazione dalla foto che c'è sul loro sito. Credo sia molto molto simile il trucco che sto realizzando. Sempre lo stesso colore lo presso con il dito qui nella parte centrale. Vedete quanto risulta più intenso applicato direttamente con il dito. Nella parte inferiore dell'occhio applico il marrone. Sfumo il bordo più esterno del marrone con il primo rosino che abbiamo preso in modo da creare una sorta di continuità su tutto il trucco. Applico il colore chiaro luminoso qui nell'angolino interno. Questo colore chiaro è una specie di duochrome tra un bianco ghiaccio e un rosa, davvero particolarissimo. Secondo me questo bagnato è davvero bello. Completo il trucco con una riga di matita nera sfumata tipo eyeliner sfumato e un po' di mascara. Vediamo, forse non applicherò le ciglia finte, voglio vedere bene che cosa succede dietro agli ombretti. Ci vediamo tra un secondo. Ok, il trucco degli occhi è finito, mi piace tantissimo come è uscito fuori, mi piace anche che sia strong ma non troppo, anche non avendo applicato le ciglia finte. Adesso è ora di testare i rossetti. Ah! Allora, non ci fate caso a queste cose che vedete sulle mie labbra, che io purtroppo ho il pessimo vizio di mordermi le pellicine delle labbra, quindi ogni tanto mi vedete come se, non lo so, qualcuno mi abbia dato un pugno, abbia fatto a botte. No, sono semplicemente io che non riesco a stare ferma. Allora, iniziamo dal colore più chiaro e poi andiamo scurendo. Applico lo 06. L'odore un po' si sente. È leggermente chimico, ma chimico? È leggermente chimico, ancora non riesco a dirlo. È leggermente chimico, ma non è fastidioso. Allora, l'applicatore a prima vista non mi era piaciuto per niente. È fatto in questo modo. Praticamente è piccino, vedete? Non lo saprei neanche descrivere. È stretto e lungo. Invece nella parte sotto ha fatto davvero un ottimo lavoro. Voglio vedere se anche sopra risulta così così facile da applicare. Non so, sarà il tempo, ragazzi, ma non riesco davvero a parlare oggi.
Allora, anche nella parte sopra sono riuscita ad applicarlo bene, quindi non lo so, non mi sembrava carino così a prima vista, però in realtà il suo lavoro lo fa fatto bene. Sto notando già che asciugandosi diventa un pelino più scuro di quando si applica, cosa che succede con praticamente tutti i rossetti liquidi. Questo è il numero 06. Mi sembra si asciughi abbastanza in fretta, non so ancora dirvi come si comporterà poi nelle prossime ore. Adesso lo vado a togliere e vediamo anche gli altri colori. E questo è il numero 33 applicato. E questo è il numero 29 applicato. Perdonatemi se non l'ho messo proprio in modo preciso, soltanto che siccome le mie labbra stanno cadendo a pezzi perché è la terza volta che metto, tolgo il rossetto, poi lo rimetto, poi lo levo e poi c'è un po' di struccante sotto, quindi non riesco neanche ad applicarlo tanto bene. Farò questo, praticamente questo è il risultato applicato. Adesso lo tolgo, metto un po' di burro cacao, faccio riprendere le mie labbra, vado a mangiare, poi metto il rossetto e farò i vari check per vedere come si comporta da subito dopo pranzo fino a dopo cena, in modo che riusciamo a vedere anche mangiando, però è passato un motorino, in modo che riusciamo a vedere anche mangiando stasera, però dopo tante ore che lo porto, come si comporta il rossetto. Questo sarà il colore che applicherò perché mi piace tantissimo. Comunque, per il momento ho un'impressione super positiva sia della palette sia dei rossetti. La palette mi è piaciuta tantissimo. Mi piace come si applicano i colori, mi piace come si sfumano, mi piace come sono intensi, si applicano bene sia con il pennello sia con le dita. E appunto potete vedere il risultato sui miei occhi. L'unica cosa che rimane da vedere è come si comportano per le prossime ore. Anche per quanto riguarda i rossetti, mi piace tantissimo che sono super intensi già dalla prima passata. Non dovete ripassare, ripassare, ripassare per avere un colore intenso. Anche il viola, che è il colore che porto, praticamente era già intenso dalla prima passata, mi piace tantissimo. L'unica cosa che avrei preferito diversa è la lunghezza dell'applicatore. Già ve l'ho detto, mi piace quando l'applicatore è leggermente più piccolino, più corto, perché riesco a appoggiare le dita sul mento e quindi riesco ad essere più precisa durante l'applicazione. È semplicemente una mia preferenza, però mi sembra che i rossetti si comportino molto bene, quindi adesso vado a far riprendere le mie labbra e ci vediamo tra un po' per vedere come si comportano anche i rossetti. Eccoci qui circa un'oretta dopo, gli ombretti sono ancora intatti come appena applicati e questo è il rossetto messo decentemente. Mi piace tantissimo il colore, mi piace quanto è saturo il colore, come è scrivente. Insomma, per il momento sono veramente molto soddisfatta di questi due prodotti. Sono curiosa di vedere come si comporterà il rossetto. Sento che si è asciugato molto, quindi voglio vedere se con il passare delle ore tenderà a seccare o meno le mie labbra. Ci vediamo tra un po' per il primo check della giornata. Allora, sono passate circa 2 ore e sento che il rossetto sta iniziando a diventare molto molto asciutto. Infatti, guardate che si sta iniziando a sgretolare un pochino. Sento assolutamente il bisogno di mettere il burro cacao, quindi ne metterò un po' sopra. Però vedete, mi sono trovata qualche granellino, non so se si vede che ho delle striscettine viola qui, perché sento appunto che il rossetto si sta proprio asciugando un pochino troppo. Vediamo se con un po' di burro cacao riesco a risolvere la situazione. Gli ombretti sono perfetti lì. Sono curiosa di provare anche gli altri colori perché il viola è sempre un colore un po' difficile da trovare, non così tanto asciutto, perché credo che per renderlo così intenso devono mettere tanto pigmento all'interno, quindi sono curiosa di provare soprattutto il colore più chiaro. E niente, ci aggiorniamo tra qualche ora per il prossimo check. Buonasera ragazzi, ovviamente è buio, quindi la luce non è il massimo, però facciamo questo check, gli ombretti sono rimasti esattamente lì, quindi per me gli ombretti sono super approvati, mi sono piaciuti tantissimo, secondo me sono davvero belli. Per quanto riguarda il rossetto, dopo quello che era successo, ci ho provato a mettere un po' di burro cacao sopra, però ormai era andato via, è successo un gran casino, quindi ho detto facciamo così. Togliamo il viola, che comunque è un colore complicato, e proviamo con il nude. Se ci fate caso, il nude risulta leggermente più scuro rispetto a quello che è nel tubetto, ma è una cosa normale per i rossetti liquidi, ve lo dico sempre. I rossetti liquidi tendono ad ossidarsi a contatto con l'aria, quindi a scurirsi poi nelle ore in cui vengono indossati. Questo qui lo porto già da più di 2 ore. E rispetto al viola è molto 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 più confortevole. Questo risulta sì asciutto,
non è uno di quei rossetti idratanti, anche perché è un rossetto liquido, dai, che cosa vogliamo aspettarci? Sì, è ovvio che asciughi, però rispetto all'altro lo trovo molto più confortevole. Le labbra le sento asciutte ma non secche, quindi questa cosa mi piace. Ora è arrivata l'ora di cena, quindi tra un po' mangerò e vedremo che cosa succederà. Ci vedremo, penso, dopo cena per il check finale. Ok, ragazzi, è ora di andarsi a struccare. Per quanto riguarda gli ombretti, continuo a pensare quello che vi ho detto anche prima nel video, mi sono molto piaciuti. Per quanto riguarda il rossetto, questo ha resistito anche alla cena, è andato via proprio un pelino al centro. Vi ripeto, è asciutto ma non secco e non ha fatto la stessa cosa dell'altro, quindi anche questo rossetto mi è molto piaciuto. Sono curiosa di sapere se qualcuno di voi ha provato questi prodotti e quali sono magari i numeri dei rossetti che ha provato. Lasciatecelo scritto in un commentino qui sotto, così magari chi vuole acquistarli riesce a capire se un colore lavora bene o meno. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!